Bene amici, in questo video Samsung Galaxy S2, ma purtroppo devo adattarmi per quanto riguarda l'installazione di una CyanogenMod per quanto riguarda Galaxy S Advance. Nome del modello GT9070. Ok. Allora, per proseguire per quanto riguarda l'installazione della CyanogenMod, se abbiamo i diritti root, siamo quasi a metà strada. Adesso tutto quello che ci serve è riavviare il nostro dispositivo in recovery. Per farlo andiamo a spegnere il dispositivo. Ecco qua. Abbassato la luminosità in modo tale che si veda bene dalla web. Ok. Adesso per avviare la modalità recovery del nostro dispositivo dobbiamo premere in contemporanea i pulsanti home, pulsante alto e pulsante di accensione. Appena vediamo comparire il logo Samsung, rilasciamo i tre pulsanti. Ed ecco qua che abbiamo la nostra recovery. Allora, adesso le scritte non si vedono tanto bene, ma dato che per chi ha i permessi root e per chi ha una recovery modificata, il procedimento è diverso. Ma se abbiamo i permessi root sulla nostra schermata della recovery, con i dati inseriti nella nostra micro SD, possiamo scendere sulla voce apply. Update from SD card. Una volta fatta quella voce, verrà richiamata l'update là dove verrà installata una recovery temporanea, ovvero giusto per installare la nostra CyanogenMod in modo tale che abbiamo la possibilità di installare tutte queste cose qui. Dopo aver avviato la recovery e cliccato sulla voce update from SD card. Scusate per l'inglese, ma non è il mio forte. Quindi, update from SD card verrà richiamato automaticamente il file dalla micro SD e si installerà una recovery simile a questa qui. Però, a differenza di questa qui, la recovery che sarà temporanea, dopo l'andremo a perdere. Ogni volta che noi dovremo installare una recovery modificata, la dobbiamo tirar fuori dalla nostra memory card con il nostro solito procedimento ed andare ad installare tutte le ROM cucinate che noi vogliamo. Ok, dopo detto questo, abbiamo installato i file update ed abbiamo questa recovery. Per andare ad installarla, ci muoviamo con i pulsanti del volume ed andiamo sulla voce. Install zip. Quindi dovrebbe uscire la voce install zip e facciamo il pulsante di spegnimento. Clicchiamo ok. In base al modello ci sono dei modelli che bisogna premere il pulsante home per dare l'ok, mentre invece per dare l'ok ad altri modelli bisogna premere il pulsante dello spegnimento. Ok. Una volta che abbiamo eseguito la voce install zip, clicchiamo la prima voce, install zip from storage SD card. Ok, da qui possiamo installare sia da SD card interna sia da SD card esterna. Ovviamente nella recovery vengono richiamate tutte e due le memorie. Dove noi abbiamo passato i file, là andiamo a ricercare i file. Ok, nel mio caso che li tengo sulla memoria interna, pulsante per confermare. Ok, nel mio caso i file li tengo nella cartella CM update, ovvero là dove vengono scaricati e installati tutti gli aggiornamenti. Ecco qua, CM update. Allora, da qui non la vedete perché la webcam non riesce molto ad avere questa inquadratura, però la schermata è la medesima per le recovery
modificate. Ok, nel mio caso dicevo, la cartella è la CM Update, mentre invece a voi, là dove avete messo il file, la dovete andare a cercare. Raccomando questa cosa qui. Ok, una volta cercata la cartella, clicchiamo il pulsante di spegnimento per confermare. Se nella cartella avete messo i file, verranno letti normalmente. Tutti i file che voi avete nella cartella, nella recovery, vengono letti. E sono dei file zip da installare. Se noi abbiamo scaricato già la ROM e messa nella micro SD oppure memoria interna, non ci resta altro che installare CM11. E ci stanno delle sigle vicino, ovvero dei numeretti. Clicchiamo il pulsante di spegnimento di nuovo. Allora, vediamo un attimo, eccolo qua. Pulsante di spegnimento e vado a confermare. Quindi usciranno delle voci, varie voci, no, e una sola su Yes. Noi andando a cliccare su Yes con il nome della ROM, verrà installata ed attendere un po' di tempo per l'installazione. Ok, una volta fatto questo, torniamo indietro e dobbiamo fare i vari wipe, quindi wipe data factory reset e wipe cache partition, ovvero va a resettare interamente il telefono dopo che noi abbiamo installato la ROM. Se abbiamo scaricato anche le GAPS, ovvero le Google App per il nostro dispositivo, ovvero per la nostra ROM, non ci resta altro che andare direttamente in install zip, pulsante di spegnimento, SD card, nel mio caso SD card 0, ritorno nella cartella CM Updater, là dove ho passato tutti i file, premo il pulsante di spegnimento per accedere. Mi seleziono le GAPS. Allora, ci sono vari pacchetti GAPS KK, oppure ci stanno GAPS KitKat, portano uno dei due nomi, però basta cercare quelli là adatti per il vostro dispositivo, ovvero la vostra ROM, scusate, perché i file di installazione sono diversi dalle ROM precedenti. Ok, dopo fatto questo, installiamo le GAPS e siamo a cavallo, abbiamo fatto tutto il nostro lavoro. Torniamo indietro e non ci resta altro che di avviare il nostro dispositivo. Ok, attendiamo che il nostro dispositivo venga avviato. Attendiamo un attimino. Qua un passaggio che mancherà, la configurazione per quanto riguarda gli avvii iniziali. A me mancherà perché già tengo installata la ROM, mentre voi verrà chiesto per quanto riguarda i passaggi iniziali per le varie configurazioni, ovvero Google Account, scusate, CyanogenMod Account e tutti i vari account. Li potete skippare oppure tappare man mano che li richiede. Ecco qua. Il dispositivo si è acceso. Metto il PIN. Ok. Allora, ecco qua, questa qui è la ROM CyanogenMod 11 basata sulla 442. Non fateci caso al launcher perché io uso un Noma Launcher e mi trovo un amore. Ok, andiamo a vedere subito le caratteristiche e impostazioni di sistema. Andiamo nelle info sul telefono. Vediamo che abbiamo versione di Android
4.4.2, mentre invece la versione CyanogenMod 11. Andiamo ancora sopra ed eccola qui, 11 del giorno 20 febbraio, ovvero se avete una versione nightly viene aggiornata giorno per giorno, mentre invece se avete una versione stabile come la M3 viene aggiornata una volta al mese. Beh, dopo detto questo, spero che voi riusciate a capire, spero che riusciate a capire per quanto riguarda l'installazione di una CyanogenMod su Galaxy S. Però qua mi sono dovuto adattare con un Galaxy S2 perché mi è stata richiesta la cosa, non avendo un Galaxy S Advance GT 9070, mi sono adattato con un Galaxy S2 GT 9100. Grazie a tutti per il video e alla prossima.